Ed eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti al 16° episodio, peraltro episodio straordinario, perché esce in questo caso, stiamo uscendo di, che giorno è oggi? Ah sì, di giovedì, anzi di mercoledì, pardon, qui alla Peri Promotore, e questa sera avrò un ospite d'eccezione, perché tra l'altro per lui è un encore, nel senso che Davide Di Berto, che fra poco vi introdurrò, è presente dalla prima puntata, nel senso che la prima puntata della Peri Promotore è stata fatta grazie appunto alla sua partecipazione, dove abbiamo anche tra l'altro lanciato il corso di grande successo che Davide stava portando al tempo in giro per l'Italia, e questa sera però ho ritenuto opportuno invitarlo ancora. Perché? Perché Davide, insieme con la sua Promo Bulls, sta organizzando un evento veramente, veramente, veramente molto importante per il settore, per te che fai il consulente finanziario, e non poteva essere migliore occasione quella della Peri Promotore, appunto, per poter chiedere a Davide di raccontarci che cosa accadrà il prossimo 18 maggio, e conseguentemente per saperlo chi meglio di lui sarà in grado di potercelo raccontare. Quindi bando alle ciance, ecco qui, ladies and gentlemen, Davide Di Berto, eccolo qua online. Ciao Davide, buonasera. Ciao Enrico, buonasera a voi, come state? Ma bene, bene, bene. Senti un po', ma ti vedo molto easy, devo dirti, questa sera. Come questa allora, camicia a scacchi da boscaiolo, da dove viene fuori? Fino a 3 minuti fa ero a piantare pomodori, Enrico. E là là. Sì. Sì, perché nel frattempo io ho comprato casa, è stato un periodo pienissimo, mi sono sposato 10 giorni fa, ho comprato casa. Ho un pezzettino di orto, nonostante io non abbia il pollice verde, però ho detto devo assolutamente provarci, e ho piantato di tutto e di più. Ora vedremo quali risultati porteremo, ma diciamo che per adesso le aspettative, le speranze sono tante, poi vediamo. Diciamo che con te non potrò mai dire braccia rubate all'agricoltura, perché nel caso specifico all'agricoltura ti ci stai dedicando. Le ho restituite all'agricoltura queste, esatto. Quindi vedi. Senti, quando uno è... Allora, consentimi di salutare già un po' di persone. C'è Francesco Casarello online, ciao Francesco, e tra l'altro sarà mio ospite in una delle prossime puntate della Peri Promotore. Poi c'è Alessandra Collini, Bruno Linguanti, Simone Funghi, insomma, già dai numeri qua cominciamo, come sempre, quando ci sei tu, i numeri salgono e crescono, e quindi insomma, grazie, la cosa mi rende felice. Senti, ma questo, come dicevo agli ascoltatori poco fa, è un encore, perché tu sei stato tra l'altro quello che ha battezzato letteralmente la Peri Promotore, perché il protagonista della prima puntata eri tu. Adesso ci ritroviamo ridendo e scherzando settimana dopo settimana alla 16ª puntata. I riscontri sono riscontri che continuano a essere importantissimi. La settimana scorsa con Maria Grazia Rinaldi abbiamo superato addirittura le 1000 visualizzazioni del video, quindi è qualcosa di, sono numeri importanti, ma voglio dire, anche con te devo dire che abbiamo raggiunto apici e vette assolutamente importanti. Bene, bene, io vi seguo in tutte le puntate, stai lavorando molto bene, Enrico, quindi complimenti a te prima di tutti quanti noi invitati a fare l'aperitivo con te, ma complimenti a te. Grazie mille, grazie Davide, i tuoi apprezzamenti hanno un valore importantissimo, visto che poi insomma anche tu sei un punto di riferimento per la community dei consulenti finanziari, oltre che essere una persona che con queste cose, tra virgolette, ci traffica tutti i giorni, perché sul tema del web il tuo è pane web fondamentalmente, no? Dalla mattina. Tra un pomodoro e una melanzana, sì. Senti un po', allora, ci tenevo particolarmente ad averti mio ospite qui in questa puntata, peraltro straordinaria, della Peri Promotore. È straordinaria perché va in onda in un giorno differente dal venerdì consueto, ma per quale motivo anche? Perché ci tenevo particolarmente che tu ci parlassi di questo evento che da un po' di giorni sta girando sul web, che è il Summit, organizzato da Promobulls, dall'azienda che tu dirigi, e che è intitolato Il consulente finanziario del futuro. Allora, intanto, che cosa ti ha spinto
a creare un evento che è ormai prossimo al sold out, perché me lo dicevi poco fa quando eravamo fuori in onda, sì. Mancano veramente pochissimi, sono pochissimi posti per poter arrivare al sold out. Quindi raccontaci un poco. Siamo 310, Enrico, però, siamo 310 in una sala che ne contiene 320. Quindi probabilmente mentre facciamo la diretta, se qualcuno ancora non si è iscritto lo farà, e probabilmente a fine diretta daremo il sold out. Alla grande. Quindi alla grande. Molto bene, molto bene. Senti, che cosa ti ha spinto a organizzare un evento che non ha eguali, perché stiamo parlando di un evento che è totalmente gratuito per i consulenti finanziari, organizzato da un'azienda qual è appunto la tua, e che ha deciso di in qualche modo dare dei contenuti di valore durante quella giornata. Però non voglio toglierti il piacere di raccontarmi e raccontare ai nostri ascoltatori che cosa succederà quel giorno, i motivi che ti hanno portato appunto a organizzarlo. Ma cosa mi ha spinto? La follia. La follia di, ho detto, una cosa così folle o la faccio io oppure chi altro potrebbe farla, e allora mi sono detto, prima che qualcuno mi rubi l'idea, mi muovo io. Mi ha spinto il fatto che siamo nel 2018, il fatto che siamo entrati nella MiFID 2 zone. E questo, come sai, sarà un anno di cambiamento per tanti consulenti finanziari, un anno in cui tanti consulenti toccheranno il cielo con un dito e tanti altri invece verranno invitati magari a fare una nuova professione, come vediamo che già accade in diverse reti. È comunque un anno in cui ci si aspetta grandissimi movimenti di masse, non solo diciamo dalle reti bancarie alle reti di consulenza finanziaria, ma anche all'interno proprio delle varie reti di consulenza finanziaria. Okay. Questo fa sì che chi vince quest'anno? Vince il consulente finanziario del futuro, ovvero colui che sarà in grado di mettere dentro una serie di nuove competenze. E non deve dimenticare le precedenti, qui non stiamo sottraendo nulla o sostituendo nulla, dobbiamo fare una piccola addizione, mettere dentro delle nuove competenze che ci servono per raggiungere il pubblico laddove si è spostato, quindi principalmente sui canali digitali, raggiungerlo nella maniera corretta, raggiungerlo sui social network, dare contenuti di valore. E tu in questo sei un gran maestro, perché ogni mattina dai contenuti a partire dalle 7 del mattino su Telegram fino alle 7 di sera con la peripromotore. E perché lo fai? Perché sicuramente dare contenuti oggi paga sul mercato. Ecco, i consulenti finanziari possono imparare anche questa competenza qui, comunicare con modalità nuove. Ne mostreremo qualcuna al summit, qualcuna anche, devo dire, sorprendente, e posizionarsi sul mercato nella maniera corretta, nella maniera quanto più imprenditoriale possibile, e ti faccio uno spot per la seconda volta, prego, poi facciamo tutto un conto, non ti preoccupare. E poi infine deve imparare a vendersi proprio a quelle persone che è riuscito a conoscere in maniera digitale. Spesso manca un anello. Il digitale è quel luogo in cui si trovano i prospect, li posso conoscere in maniera fredda, in maniera digitale, ma poi manca l'anello di giunzione per riportare queste persone nella vita reale. Oggi vince chi è in grado proprio di fare tutto il percorso. Andare nel mondo digitale, farsi conoscere, e poi riuscire in qualche modo a spostare l'attività nel mondo analogico, nel mondo in carne ed ossa, facendo sedere le persone sulla scrivania di fronte a loro. Quindi questo è un pochettino il percorso. E lo abbiamo fatto, Enrico, con un grandissimo pool di formatori, in cui tu sei chiaramente parte,
E guarda, ce li ho scritti perché tutti non me li ricordo neanche io. Vai. Se volete li elenchiamo, ma tanto ormai ho fatto anche un video dove facevo con i Vai. fogli che No, li. però io penso che possa essere anche interessante, se hai voglia, ma come è giusto che sia anche Sì, lo peraltro, facciamo molto di volentieri. raccontare, se puoi magari raccontare i protagonisti e con proprio un secondo per ogni protagonista le peculiarità o comunque che tipo di, in qualche modo, che tipo di intervento formativo andranno a coprire o che tipo di contenuti condivideranno con la platea. Allora, innanzitutto ti dico, Enrico, prima di dirti chi sono i relatori, ti dico, ho provato a inserire dei relatori donna e non ci sono riuscito perché, come spesso mi accade, mi accadeva anche da ragazzo, ho preso dei due di picche e quindi i relatori sono tutti uomini, E però questo è un peccato, però ci attrezzeremo per il questo è un peccato, prossimo. ci attrezzeremo per il prossimo summit, magari partiremo con un po' più di anticipo sul lavorarci su questa cosa qua, però in compenso abbiamo preso la regina del summit perché ci sarà Chiara Giacomelli, che è una presentatrice bravissima, che ha lavorato Canale 5, Rai 1, in tante trasmissioni importanti, e Chiara sarà la conduttrice dell'evento, quindi sarà lei che ci detterà i tempi, toglierà me dall'imbarazzo del fare io un'attività che non avrei saputo fare, e quindi diciamo che innanzitutto volevo presentare Chiara perché sarà il sorriso che illuminerà il palco del Ramada Plaza. Poi i formatori siamo tanti, io sarò uno di noi. E ci sarai tu, chiaramente ti conoscono tutti per l'imprendi promotore, per i contenuti che stai producendo, per la qualità della formazione che offri, e ci sarò io. Io quest'anno mi sto spostando su argomenti diversi perché parlerò esclusivamente di video marketing e lo faremo anche in modo abbastanza nuovo, innovativo, rispetto a corsi analoghi che si potrebbero trovare sul mercato. Corso innovativo in generale, specialmente se sei un consulente finanziario, perché chiaramente il grande vantaggio che Promobulls offre è che tutto quello che noi eroghiamo è assolutamente tagliato e cucito su misura del Per i consulente consulenti, finanziario. certo. Non lavoriamo con altri professionisti, abbiamo solo consulenti finanziari, per cui diciamo che riusciamo a scartare tutto ciò che di fatto non è utile. E soprattutto quando si parla di digitale, questo è tanta roba delle volte, no? Cioè, se tu fai un corso di Facebook, ti dico una banalità, il 50% delle cose che ascolti non va bene al consulente finanziario. Perché? Perché Certo. chiaramente il formatore fa un discorso ampio anche per chi vende prodotti, anche per chi deve fare delle sponsorizzate di un certo tipo, eccetera. Ecco, non solo diciamo che il 50% dei contenuti di solito non sono buoni per la propria professione, ma la difficoltà per chi fa questi tipi di corsi è anche individuare qual è il 50% buono e Certo. qual è il 50% non buono, perché spesso per farlo si devono fare delle prove e nel fare delle prove si commettono degli errori e comunque si pagano anche gli errori, sia da un punto di vista economico, alle volte quando si fanno delle sponsorizzate, sia da un punto di vista di tempistiche, di risorse e quant'altro. Ecco, primo vantaggio è siamo perfettamente verticali sul consulente finanziario. Tu, io, ci sarà Emanuele Maria Sacchi, che è il più grande esperto in Europa di negoziazione e vendita, ci sarà Lorenzo Tombari, che è un grandissimo esperto di Facebook. Mentre per la parte LinkedIn ci sarà Luca Bozzato, che è l'unico trainer certificato da LinkedIn in Italia. Tra l'altro anche lui sta già lavorando per la consulenza finanziaria, quindi sa bene di che cosa parliamo. Ci sarà Luca Talamonti, anche lui esperto già in consulenza finanziaria, perché è un formatore esperto nella parte della PNL, della comunicazione e intelligenza linguistica. E anche nella finanza comportamentale, quindi ci darà alcuni suggerimenti anche su questo. C'è Alessio Beltrami, che ho visto tra l'altro è stato tuo ospite al salone, se non sbaglio, giusto? Assolutamente, oltre che un caro amico, e sono molto lieto e felice della sua presenza.
Assolutamente, Alessio lo stimo molto anche io, è davvero in gamba e lui ci spiegherà come creare contenuti di qualità. Tra l'altro, ho visto che nella vostra diretta avete presentato il suo libro. Sì. Beh, io posso darvi un feedback molto positivo su quel libro lì, perché nonostante io sia un addetto ai lavori, l'ho letto in una notte, cosa molto rara per un manuale perché di solito non è il romanzo discorsivo, Certo. quindi dopo un po' ti scocci anche. Invece è molto discorsivo, semplice, ma anche per un addetto ai lavori non banale. Quindi ha Ok. fatto davvero un buon lavoro Alessio e consiglio anche io questo libro dove ci sono tanti spunti interessanti. Poi ci sarà Mariano Diotto. Sì. Che si occuperà di tutta la parte di brand positioning. Tra l'altro, possiamo dirlo che ho scoperto che c'è stata una mezza carrambata, no? Perché Eh tu sì, hai con fatto Mariano le abbiamo fatto le scuole insieme, pensate, e tra l'altro non ci vediamo da almeno 25 anni, quindi sarà veramente una carrambata quel giorno. Esatto. Quindi alla Ok. fine, come vedi, gira gira, l'Italia può sembrare grande, ma alla fine siamo noi. Sì. Alla fine siamo noi e però messi insieme ognuno in un reparto specifico possiamo insieme dare un grande valore ai consulenti finanziari che vogliono oggi iniziare questo percorso nuovo, questa addizione in cui mettere dentro una serie di nuove competenze e fare anche in modo tale che se è vero che per la MiFID 2 e per il momento storico in cui stiamo vivendo, si muoveranno tante masse, il meglio posizionato fa man bassa, Eh no? certo, E allora assolutamente. oggi dobbiamo lavorare su questo. I 320 che saranno presenti al summit, il consulente finanziario del futuro, vorrei che avessero qualche strumento in più rispetto agli altri 21.700 che non hanno partecipato. E quindi, insomma, questo è il nostro piccolo ma grande obiettivo. Senti, diciamo allora come si svolgerà la Aspetta, giornata, poi la mancava, location è. sì, perdonami però perché non ho citato altre due figure Ah, vai, vai, vai. interessanti, importanti, perché non ho citato Iago, che è uno scultore, non so se lo seguite sui social, ma se non lo fate, seguitelo. È uno scultore bravissimo, viene considerato il nuovo Michelangelo italiano, espone a New York costantemente, già a livelli veramente molto molto alti, e lui riesce in tutto ciò che fa a mettere dell'arte e ci spiegherà non solo come, se vuole magari possiamo anche chiedergli qualche consiglio su come investire in arte, visto che è parecchio esperto. Però la cosa che mi interessa molto è quella di farci capire come rendere un'opera d'arte anche la propria attività. E lui questa cosa qui la respira, la vive e la sa anche trasmettere. Tra l'altro è un ciociaro, è uno che ti parla in dialetto sanguigno, ma è molto bravo anche nell'arte oratoria, ha già calcato i palchi del TED, è uno, insomma, molto in gamba, molto stimato, quindi aprirà lui l'evento. L'ho fatto mettere io per primo, ho detto così, dovete venire in orario, perché sennò vi perdete un grande intervento di un grande artista. Ok. E tra l'altro poi vediamo anche se riusciamo a fare qualcosa live insieme a lui, ma vediamo, non voglio ancora svelarvi nulla. E poi invece, dopo la pausa pranzo, per riprenderci un po', ci sarà un altro. Chiamiamolo relatore se vogliamo, ma in realtà il suo obiettivo è un altro, è quello di farci rilassare un po' perché sarà anche una bella giornata per divertirci insieme, e cioè, aspetta che non mi sta venendo il nome, è Germano, Germano Lanzoni. Germano che Lanzoni milanese di Brusi. che è esatto, Ok. quindi fatturare, fatturare, Esatto. fatturare. Senti, Esattamente. diamo un attimo ai nostri ascoltatori allora un po' le coordinate per, prima di tutto, sapere, sarà il 18 maggio, da che ora a che ora? Allora, prima di tutto, se non l'avete fatto, iscrivetevi perché stiamo chiudendo le iscrizioni.
Poi il 18 maggio, che è un venerdì, ci vediamo al Ramada Plaza Hotel, sì, che è un hotel leggermente a nord rispetto alla stazione centrale di Milano. Quindi la è a fermata Milano. Esatto, Milano, e la linea metropolitana è la rossa, fermata Turro. Per chi volesse venire in macchina, ci sono dei parcheggi gratuiti nei paraggi e c'è il garage dell'hotel. Quindi insomma è davvero molto molto comodo. Orari 9:30-10, cercate di venire 9:30, chi può anche un pochettino prima, perché comunque 320 persone, certo, noi non siamo, cioè ci stiamo organizzando, ma è anche per noi la prima esperienza di un evento di questa portata, quindi ci vorrà un attimo anche per l'operazione di check-in, anche se stiamo cercando di alleggerirle quanto più possibile. E alle 10 puntualissimi lo start dei lavori, quindi alle 10 inizia Iago e poi si protrarrà il tutto fino alle 17:30 circa. Okay. Tra l'altro sul finale ci sarà l'intervento anche di una startup che si chiama Guldi, che ha creato una criptovaluta molto particolare. Ce la spiegheranno e ci spiegheranno anche un po' come funziona la tecnologia blockchain, per chi dovesse ancora dover approfondire il sistema. E poi ci saranno anche delle estrazioni di premi sul finale, quindi prima di andare via qualche fortunato si porterà a casa qualche super premio, ma poi lo vedremo direttamente il 18. Bene, quindi riepilogando, chi ha voglia di affrontare il futuro, visto che il futuro arriva con una velocità impressionante, non potrà mancare al Summit il consulente finanziario del futuro organizzato da Promobulls. È dal mio cane che sentite. Esatto, esattamente. Ok. E per fare ciò bisogna iscriversi e il link, se vuoi, se hai la possibilità, lo possiamo condividere direttamente, Davide, sul sì. Nel commento del video, nel primo commento, se vorrei metterlo tu. Volentieri. E che dire, ci diamo un appuntamento tutti quanti quel giorno. Io devo esserti sincero, non vedo l'ora di parteciparvi, non solo perché mi fa molto piacere essere relatore di un evento così importante, ma perché, come sempre, anch'io poi alla fine ogni tanto ho bisogno di abbeverarmi anche di nuova conoscenza, e devo dire che il panel di relatori che partecipano all'evento, ma anche l'occasione di incontrare tanti, tanti consulenti finanziari, assolutamente, è sempre una straordinaria occasione poi anche per me di crescita. E quindi ti ringrazio per l'invito, per aver pensato a me. Quando Enrico ci siamo seduti, io e il mio staff, ci siamo seduti a un tavolo per pensare a cosa organizzare di grande, di grandioso in questo 2018, la prima cosa che ci siamo detti deve essere un qualcosa in cui tutti ne portino a casa un vantaggio. E questa cosa che dici, se ti è già arrivata, se l'hai già percepita, mi fa molto piacere, perché dal primo momento abbiamo voluto far qualcosa per cui chiunque, anche noi relatori, in effetti porteremo a casa tante cose dal summit e anche i consulenti finanziari. E poi sarà un modo straordinario per farci un super selfie tutti insieme, ma no, a parte il super selfie, che però dovremmo farlo, ricordamelo, perché io sarò sicuramente agitato quel giorno, quindi ricordamelo tu. No, sarà un buon modo anche per rincontrare tutti i consulenti finanziari che nel 2017 ci hanno seguito, sono stati tanti, ci hanno seguito con la formazione, oltre che con i vari prodotti che vendiamo, e sarà bello rincontrarli tutti, anche perché molto spesso tra di loro si sono formati dei gruppetti proprio di amici. Cioè, hanno fatto proprio la clan, quindi si ritroveranno tra di loro, hanno fatto i gruppi WhatsApp, c'è un manager che ha fatto il pullman per venire al summit con tutti i suoi uomini. Cioè, quindi stiamo vivendo anche quell'atmosfera particolare dell'evento, che sembra quasi una gita scolastica, ma in realtà poi è bellissimo, perché c'è tutto un intreccio di relazioni umane, di amicizie,
di colleghi che lavorano magari anche a centinaia di chilometri di distanza, ma che poi si aiutano anche nel momento di difficoltà, si chiamano durante l'anno. So di storie di colleghi che si sono continuati a sentire, a supportare a distanza per tutto l'anno e che adesso si rincontreranno e non vedono l'ora di rincontrarsi al summit. Quindi Certo. molto bella tutta questa parte qui. Mi fa molto piacere perché in qualche modo questo è anche il contributo che stiamo cercando di dare al settore, che pur essendo la professione una professione molto individuale, ma in realtà a prescindere da quelle che sono le maglie, le società mandanti, essere legati a una mandante, indipendenti, eccetera, dopo alla fine io credo che la cosa più importante è che il mercato ha realmente un grande bisogno di consulenza finanziaria, ha bisogno dei consulenti, ma i consulenti devono in qualche modo aiutare i clienti a poterli scegliere e a far percepire il valore che c'è quotidianamente, che non sempre purtroppo è stato comunicato e c'è stata la capacità di comunicarlo. Quindi eventi come il tuo e Verissimo. tutte le attività che stiamo facendo proprio vogliono andare in quella direzione, cercare di aumentare ancora di più la consapevolezza da parte dei consulenti che di loro ce n'è sempre più bisogno, ma ovviamente anche il fatto che il mercato, in questo caso i clienti, richiedono sempre più persone competenti e però bisogna ovviamente cominciare a lavorare su quello che è il software, che sono le competenze, che c'è poco da fare e sulle quali chiaramente bisogna Certo. ovviamente anche faticare, uscire un poco dalla propria area di comfort. Il mercato Davide. richiede persone competenti, come hai detto, ce ne sono tante altre che stanno emergendo di persone competenti, ce ne sono tante che nonostante le loro competenze, quelle competenze non emergono sul mercato e questo è il più grande spreco di È vero. risorse che la consulenza finanziaria oggi ha in Italia. E quindi se si iniziasse a lavorare su quelle competenze trasversali per fare emergere, oggi essere bravi non basta. Se non lo sai comunicare al mondo che tu sei bravo e lo sai soltanto tu, non serve assolutamente a nulla. Quindi Assolutamente. bisogna lavorare anche su questi nuovi aspetti. Bene. Davide, allora ti ringrazio tantissimo per la partecipazione a questa puntata straordinaria della Peripromotore. Allora diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori che in questo momento sono collegati, ma anche alle persone che avranno modo di vedere il video nei prossimi giorni, perché chiaramente il video, fortunatamente, Facebook poi lo ripropone, eccetera. E il Sì. 18 maggio, allora, alle ore 9:30 Ramada Plaza Hotel a Milano, per Milano. iscrivervi andate a cercare Summit, il consulente finanziario, Sì. anche sulla pagina di Promobulls. Esatto. E che dire, un caro saluto a te, caro Davide. Peraltro, questa sera tu sei a Pescara. Io penso che sono a Civitanova Marche, infatti l'ambientazione è un po' Se differente vuoi perché poi. venire qua mi dai una mano che c'ho ancora una cinquantina di piante di pomodoro da piantare. No, no, in questo caso, nel mio caso, sono molto lieto di dire che sono braccia rubate all'agricoltura, nel caso mio specifico. Ti saluto, Un buona abbraccio a serata. te, Ciao, un grazie, ciao abbraccio. ciao Ciao, ciao a tutti. ciao, 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 ciao.